Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. In 8 mesi 2 vittorie a domicilio con il Palermo. Ha trovato la formula vincente per mandarli sempre fuori dalla Coppa. Non lo so, ci ha portato bene lo scorso anno, speriamo ci porti bene anche quest'anno, quindi raggiungi una salvezza tranquilla, però al di là di tutte le battute è stata dura, molto molto dura. Il Palermo ha fatto meglio di noi, soprattutto nella prima parte della gara, avrebbe meritato anche di fare gol, però il calcio è così, noi siamo stati non brillantissimi, però cinici nei momenti importanti. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po' meglio, avevamo tante cose nuove da vedere, è stato un banco di prova importante. All'inizio è sembrato che desse un po' fastidio al suo gioco il lavoro che faceva Bolzoni, forse anche l'uscita di Bolzoni vi ha un po' favorito da questo punto di vista. Ma in generale non eravamo molto corti, eravamo un po' molto preoccupati, sbagliavamo le uscite, non riuscivamo neanche a giocare, quindi almeno quarto d'ora, 20 minuti è stata di grande sofferenza, sacrificio, però anche lì comunque una squadra che non è mai sbandata, anche l'azione del gol comunque è stata una respinta nostra. Abbiamo sofferto molto, non so se per Bolzoni o meno, però non abbiamo fatto tante cose, però poi sapevo che prima o poi avremmo avuto anche noi qualche situazione, è stata quella decisiva, anche se poi nel secondo tempo, al di là di qualche cross o qualche situazione, abbiamo fatto un po' meglio. Ecco. Il Palermo, come l'ha visto stasera, può puntare su tutta la risalita? Palermo è una squadra forte, devo fare complimenti anche al mister, ci ha messo in difficoltà, magari non si aspettava che giocassimo con i due attaccanti puri, un po' abbiamo anche concesso perché sopportare non è mai facile, abbiamo sofferto tanto e siamo stati anche fortunati in alcune situazioni. Palermo faccio un grande in bocca al lupo, farà una stagione da protagonista perché c'ha la squadra, l'allenatore, l'ambiente, quindi per quello potete stare tranquilli. Per completare la variazione di modulo, il 3-5-2 iniziale le dava sicuramente qualcosa di più in attacco come peso offensivo, però si è visto che eravate un po' in difficoltà sulle fasce, ovviamente Sì, hai ragione, ma all'inizio Agostino ha avuto un problema subito al ginocchio, abbiamo aspettato a cambiarlo perché non riusciva più, quindi abbiamo dovuto cambiare, forse è andato anche un po' meglio che Martino mezzo al campo non riusciva a trovare le dimensioni della squadra, però al di là dei due attaccanti abbiamo sofferto un po', anche se loro ci vedevano questo giocatore in mezzo alle linee di ballo, insomma sono stati bravi e noi in qualche frangente possiamo anche dire senza vergogna abbastanza fortunati, però il calcio fa parte anche di queste situazioni. Toni cosa date in giro vitale? Toni si diverte, finché uno si diverte Giro Vitale sacrifica, corre, sta bene e quindi siamo contenti, ha trovato poi sempre anche nell'altra amichevole il gol, oggi ha fatto un gol decisivo, però bene anche Daniele che ha avuto qualche situazione anche lui, credo che potevamo fare anche meglio, tante volte non abbiamo fatto la scelta giusta, però insomma due attaccanti importanti implica sicuramente parte del sacrificio da parte di tutti, quindi devi stare meglio, devi correre di più, devi stare un po' più corto con i reparti, oggi primo tempo qualcosa abbiamo concesso, anche se sempre nella mia testa pensavo di trovare la situazione importante e così è stato. Grazie. Dalla banchina c'è stato poi il presunto tocco di mano di Nader, che impressione l'ha fatto? No, io non lo so, ho visto da lontano, era proprio attaccato e credo che fosse involontario come gli altri episodi, però sai, sono sempre valutazioni, mi sembrava troppo vicino la situazione per reclamare un calcio di rigore, però sono giudizi dell'arbitro, non mi permetto di giudicare. Non so, Rino magari l'ha vista diversamente, però sicuramente il Palermo arriverà in fondo e se lo merita.
Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.